sedile dovrei spostarlo. E comunque dai, quello in un secondo momento. E poi si deve mettere i cuscinetti nuovi nelle ruote, perché purtroppo sono rotti e usurati nel tempo. Questa c'ha quanti anni ci avrà? 15 anni, se non so. Sicuro. Anche di più. Quindi già tanto che funziona. Vedi, c'ha problemi sui cuscinetti. Se vuoi rimanere, almeno non si muove sempre nel video. Guarda, adesso lo metto la terza. Ma tutta storta perché i cuscinetti è rotto. Che peccato, eh? Non ce n'è una giusta. Vedi, bisogna tenere la dritta qua, è difficile. I faretti bisogna indirizzarli in base alla strada. Vedi che storti, questo adesso è tutta la pulizia seria, tutta zozza, sta andando in campo. Adesso ci fa un'altra curva, poi lo metto a posto. Vedi come gira male? Questa se ti viene addosso pesa 200 kg, ti spacca le gambe. E costringe a stare qui nella sedia, se ti spacca le gambe, però diciamo un padre nostro per tutti coloro che non hanno possibilità di camminare e stanno messi così. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci vuole tentazione nel libro scolmare. Ecco, adesso la parcheggio. La metto in prima, se no metto mia. Spegni le luci dopo, vabbè? Sì. Guarda un po', le va piano di prima. C'ha le ridotte come il carro funebre. E nanni se le va piano. Niente, questa c'è da pulirla tutta, a metterci il svitol e poi a mettere i cuscinetti nuovi alle ruote davanti. Non so se è un problema elettronico, forse è un problema elettronico. Per mettere questa sedia dentro la macchina ho sfondato tutto dietro. Mi ha toccato a piare il pezzo nuovo di un'altra macchina. Ma che motorino? No, per modo di dire. Aspetta qui. Se no, aspetta. Li fai fammi se papà si muove. La fuori. A posto. Spegniamo. Mettiamo di prima. Spegno i faretti. Quello è il clax. Guarda. Guarda. Vedi? Guarda che roba. È un problema elettronico allora. Non gli fai niente, guarda che roba, sei smattita. Papà, per spegnere. Aspetta, non da sempre indietro avanti, sennò è un macello il video. Dovevo far vedere, no? Adesso spegno, posto. Niente, non va bene, è un problema elettronico, non è dei cuscinetti. Non ne va una giusta. Posto, vado giù in bicicletta, va? Vado a piazza macchina in bicicletta. Abbiamo portato su sta sedia, però va male. Mi sa che è il sistema elettronico oppure dovrebbe essere il cuscinetto che fa contrasto al sistema elettronico, molto probabilmente si spiega così, fa contrasto
E niente, adesso, perché se fa così, mia madre non la può usare quella sedia, perché gli va a destra e a sinistra, pericolosa. Guarda la Madonnina. Adesso io passo qua, così c'ho tutta discesa per andare a piazza macchina. E quindi iniziamo la recitazione del Santo Rosario e ringraziamo a Dio Padre Onnipotente per questa nuova giornata che ci ha donato e ci offre. Io mi metto sempre la fascia perché c'è un po' di venticello che mi dà un po' fastidio della fronte, quindi per non prendere le emicranie me la metto, se no è caldo, c'ho pure caldo questo giacchettino oggi, farà 20 gradi oggi, se vabbè. Comunque è caldo, in Sicilia stanno a fare il bagno, hanno messo tutti gli ombrelloni, la stagione estiva non è finita in Sicilia, pensa che roba, un inverno anomalo, tanto le stagioni ormai sono artificiali, quindi è tutto modificato, non c'è più le stagioni, non c'è più le stagioni naturali, tutto modificato artificialmente e il caldo è stato modificato, tutto il clima, adesso fa caldo dove prima era freddo, è così. Adesso vado giù piano piano, tanto con la bicicletta arrivo abbastanza presto a pia la macchina e diciamo ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte, ti offro l'azione della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior gloria tua, preservami dal peccato, di ogni male, la tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari, amen. E invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Oggi è l'ultimo dell'anno 2022, da domani inizia una nuova playlist del 2023, dopo ovviamente se dovrò lavorare in fabbrica non ci sarà più né video né Twitch né niente, dopo te sei contenta e contenta, quindi il 2023 forse sarà un anno di cambiamento totale per me e per tutti voi, a parte la fabbrica può essere pure che saremo al cimitero seppelliti, non lo so, oppure saremo nell'aldilà, tanto comunque vada, se siamo al cimitero l'anima sarà nell'aldilà, non lo so. Noi auguriamoci per quello che potremo fare il bene, e il bene significa pure da stare nell'aldilà, mica sempre il bene in questa vita terrena, può darsi pure che saremo nell'aldilà in paradiso, se spera, oppure saremo in purgatorio, e non lo so, chi lo sa, chi vivrà vedrà, però se non vivi vedrai dall'altra parte. È un discorso un po' illogico questo. Comunque noi non possiamo sapere come andrà a finire la nostra vita, questa vita terrena, quando terminerà. Il termine non lo sappiamo nessuno. Noi dovessimo iniziare a pregare, a chiedere a Gesù tutte le grazie necessarie per sopravvivere bene, decorosamente e dignitosamente, da chiedere la sua benedizione per intercessione di Mamma Maria, che non è morta ma è viva perché è stata incoronata regina dell'universo, è stata prelevata e presentata a Dio Onnipotente, quindi chiunque dice che la Madonna sia morta purtroppo è stato abbindolato o abbindolata dal demonio, perché la Madonna è viva, perché è stata assunta in cielo, anima e corpo. Quindi la Madonnina è stata assunta in cielo, anima e corpo. Quindi chiediamo la sua intercessione per tutte le necessità e le grazie che ci abbiamo bisogno noi in questa vita. E invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore di doni, vieni luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido. Sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Ecco, iniziamo il Santo Rosario e la coroncina della Divina Misericordia, e ci affidiamo alla misericordia di Gesù con il Santo Rosario che ci ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni. E non l'ho donato io, non ha donato il demonio. E il demonio, e gli dà tanto fastidio al demonio il Santo Rosario, capito? Va contro il suo regno infernale il Santo Rosario, apposta gli dà fastidio a tutti coloro che si trovano nel suo regno infernale. Il Santo Rosario è un'arma contro il demonio. Quindi recitiamolo tutti i giorni per ottenere pace, gioia, predestinazione al paradiso ed efficacia per allontanare tutti gli spiriti maligni da noi. Ecco, e non credemo alle puttanate che ci dicono certa gente che dice, che afferma che il Santo Rosario fosse una cosa demoniaca. Ma il demonio gli dà fastidio il Santo Rosario. Per esempio, negli esorcismi, e tutti quelli indemoniati, e dà fastidio il Santo Rosario. Quindi cosa significa? Che il Santo Rosario non è del demonio, perché sennò non gli dava fastidio. Invece il Santo Rosario ce l'ha donato Gesù e Maria nelle apparizioni. In questi 2000 anni è apparsa la Madonnina, Gesù, a volte anche Giuseppe, il Patriarca, in vari luoghi del mondo, che ci ha donato il Rosario. A San Domenico, a Santa Caterina da Siena, al Beato Alano e a tanti altri santi veggenti e mistici, storici. Quindi il Rosario, la maggior parte del Rosario l'ha recitato quasi tutti i santi. Quindi il Rosario è un'arma molto efficace contro gli attacchi infernali, contro il demonio. E quindi non è il demonio stesso, perché al demonio gli dà fastidio il Rosario. Per cui adesso recitamolo col cuore e meditando i misteri. Oggi è sabato, i misteri della gioia l'ho meditati ieri e li famo pure oggi, perché abbiamo commemorato la nascita di Gesù, Dio fatto uomo per noi, si è sacrificato per noi, la nascita intera di Gesù, e quindi lodiamolo, ringraziamolo per sempre. Nel primo mistero l'angelo Gabriele portò l'annuncio a Maria della concepì propria dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Guarda un po' gli aranci. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Guarda un po' i limoni pure. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria a sua cugina Elisabetta. Quindi la cugina Elisabetta, appena ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo e fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Quindi Elisabetta, la sua cugina, settantenne, rimasta incinta di Giovanni Battista, ha esclamato, appena visto la Madonnina, che a che devo che la madre del mio Signore venga a me. Quindi ha capito che dentro la Madonnina, dentro il grembo, c'era il Salvatore, la sua salvezza proprio, ha capito. Quindi chiediamo a Gesù di farci capire e comprendere che Lui è l'unica nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. La cosa più bella che poteva capitare all'umanità è che Dio si faceva carne e abitava in mezzo a noi, pensa, e con il suo sacrificio ci ha salvati. È venuto per salvarci. Chiunque si affida a Lui viene salvato e salvata. Quindi affidiamoci a Gesù, confidiamo in Lui. Padre nostro, aiutaci a liberarci da ogni tentazione maligna, da ogni divisione e malvagità. Aiutaci, liberaci Gesù, guariscici e proteggici. Liberaci da ogni malattia fisica, psichica e spirituale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. A 40 giorni dalla nascita di Gesù, i genitori lo portarono nel Tempio di Gerusalemme per benedirlo, come era nel Vecchio Testamento, no? Ogni maschio un primogenito e se doveva portare dal Signore. Quindi, lì in quel Tempio c'era Simeone, un mistico, un uomo pieno di Spirito Santo, un dottore della legge, che era umile, pieno di Spirito Santo, che appena visto Gesù bambino, abbracciato Gesù bambino, ha capito che Gesù era la salvezza dell'umanità. Pensa tu. E noi ti chiediamo, Gesù, di farci capire e comprendere come ha capito e ha compreso Simeone, che tu sei l'unica nostra ragione di vita e salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Quindi dopo 3 giorni i genitori di Gesù lo trovarono nel Tempio seduto in mezzo ai dottori e ai maestri, e tutti rimasero meravigliati e stupiti per la sua intelligenza e sapienza. Quindi ti chiediamo, Gesù, di lasciarci stupire e meravigliare del tuo amore e della tua sapienza e tutto quello che tu hai creato per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, gli esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni della Madonnina, le nostre richieste a Gesù, per la nostra salute del corpo, dell'anima e della mente, la salute psichica soprattutto. Aspetta, ecco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco. E adesso recitiamo la coroncina della Divina Misericordia. Affidiamoci per la misericordia di Gesù, confidiamo in Lui per essere protetti e liberati dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo delettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua, scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen.
Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione inesauribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen. È nato in cielo Ratzinger, Papa Ratzinger, eterno riposo d'una Papa Ratzinger, Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo 1, Giovanni 2, 18, 21. Figlioli, è giunta l'ultima ora. Come avete sentito dire che l'anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Sono usciti perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Ora voi avete ricevuto l'unzione dal Santo e tutti avete la conoscenza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Dal Vangelo secondo Giovanni 1:1-18. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita era la luce degli uomini, la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto, venne fra i suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, non da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, Dio. Nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Allora, si fece carne e non è tornato indietro, non ha preso la nostra umanità come un vestito che si mette e si toglie. No, non è più staccato dalla nostra carne e non se ne separerà mai, ora e per sempre. Egli è in cielo con il suo corpo di carne umana, si è unito per sempre alla nostra umanità, si è unito per sempre alla nostra umanità. Potremmo dire che l'ha sposata. A me piace pensare che quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla, gli fa vedere le ferite della carne, gli fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. Questo è Gesù, con la sua carne e l'intercessione ha voluto portare anche i segni della sofferenza. Gesù con la sua carne è davanti al Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi, non è venuto a farci una visita e poi se n'è andato, è venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Questa è la spiegazione del Papa. Adesso io accendo questo motorino e vado via, eh? Guarda, aspetta, vediamo un po' se si scende stavolta. È caldo, non c'è bisogno dell'aria.
niente, non va bene, è un problema elettronico, non è dei cuscinetti. Non ne va una giusta.